complimenti per il plastico e per il futuro del plastico. Grazie per la visita e ciao a tutti. Ciao. Ciao. La 122 e la 125, sette rimorchiate Breda del 1960, triste fila di demolendi. Ok, passiamo in stazione, siamo diretti a Edolo, e se questo suppostone fosse una coppia di trappole L668, a Edolo ci andremmo felicemente in treno. La cronaca, ATR 115, GTW 2 su 6, Stadler, come regionale 4914 delle 7.33, Brescia Edolo. Andremo dunque a Edolo in auto. Sono con un caro amico, gli amici dell'associazione CNE 515 Orione mi hanno invitato a rivisitare il loro magnifico grande plastico della ferrovia della Val Camonica dopo gli importanti interventi appena terminati. Per il confronto, il titolo del mio precedente video del dicembre 2018 è A Edolo, il grande plastico ferroviario della Val Camonica, pubblicato su, come dico io, YouTube a gennaio 2019. Edolo, a 750 metri sul livello del mare, queste uve bianche sono d'alta quota e producono un vino che è saporito, ha un profumo che è eccezionale. Di fronte a questi particolari vitigni, la sede dell'associazione e il plastico sono in questa palazzina. Telegrafico, il grandioso plastico, costruito con passione da un piccolo gruppo di competenti super appassionati, migliaia e migliaia di ore di lavoro, è un viaggio nella storia e nella realtà della tanto caratteristica ferrovia della Val Camonica. Ideatore, costruttore iniziale e da oltre 20 anni impegnato di continuo in questa realizzazione, Antonio Setola, il deus ex machina di questo impianto. Un plastico è pazienza, osservazione della realtà e dei particolari, capacità creativa, passione e tanto, tanto lavoro manuale. Ok, siamo a Edolo, io sono Massimo, stiamo vedendo le 668 elaborate da Stefano e Dario in partenza, modelli praticamente rifatti sull'ultima livrea di Trenord, artigianalmente sono state fatte, con il sound in doppia, tutte e due motrici in questo caso, e le vediamo partire dalla nostra nuova stazione di Edolo. Transitiamo da Sonico, chilometro 100 più 140. Le immagini parlano meglio di ogni commento. In viaggio da Edolo a Pisogne. Il ponte sull'olio di Sonico. Thank you.
a Malonno per le trappolelle 668 un incrocio. E che incrocio! Arriva il treno dei sapori, 10520014, elaborato artigianalmente dal nostro socio Stefano, insieme alle due carrozze di Z80. Un sobrio cameo, breve ma efficace intervento. Io sono Stefano Antonio, sono proprietario del locale, sono quello che ho dato l'input per questo grande plastico. E posso dire grazie ai miei ragazzi qua che sono qua, che mi hanno potuto dare una forza per continuare ancora, perché sai, essendo da solo delle volte ti si scoraggi e non hai più quella forza di poter continuare. Invece questi ragazzi qui mi hanno dato una gran forza e spero che poi nel futuro possiamo fare questo museo, che è un grande sogno per loro. Sono Dario, dal 2017 collaboro con questa associazione e mi occupo principalmente della parte paesaggistica, di manutenzione elettrica del plastico e manutenzione meccanica delle rotabili. La passione è nata principalmente durante il periodo scolastico. Anch'io alle elementari! E da qui praticamente è nata tutta la passione per la ferrovia, per il modellismo. Io sono Andrea e sono un caro amico di Dario, vengo da Genova e conosco il plastico di Edolo poiché vengo da 10 anni in Val Camonica, e vedere in scala 1,87 una linea che ho sempre amato è veramente una grande emozione. Spero in questi giorni di potermi iscrivere per far parte di iniziare a far parte di questo grande gruppo. Questo è Stefano, che fa parte del gruppo, un grande personaggio che ci aiuta a far diventare i nostri modellini invecchiandoli. Ci ha dato il treno dei sapori, l'ha fatto lui, ed è un componente importante di questo gruppo. Io faccio parte di questa associazione da 7-8 anni, ho conosciuto l'Antonio per caso e vedendo che era un appassionato di treni, appunto, ci siamo conosciuti e ho cominciato a collaborare con lui pian piano, siamo cresciuti e adesso qualche annetto che ci conosciamo, l'associazione è cresciuta. Io sull'impianto mi occupo di elettronica, di binari e ognuno ha le sue funzioni, io appunto mi dedico a quello, alla manutenzione dei binari, a riposizionarli e a potenziare il plastico con l'elettronica che, visto la grandezza dell'impianto, serve. Ci dà una gran mano, un grande impegno, però pian piano cresciamo, io seguo questo settore. Che lo seguo fino a Edolo. Allora non ho l'episodio.
centenari prima di prima. Questo è il nostro pannello DCO, da dove gestiamo principalmente i segnali, comando dei deviatoi, comando dei passaggi livello e comando dei vari itinerari in ingresso nella stazione. Già passato oltre un quarto di secolo, riprendiamo da Malonno, col treno successivo, il viaggio per Bisogne. Mi tocca un ATR. Cedegolo, chilometro 46 più 758. Con questi lui in automatico ti dice cosa stai facendo. Vedi? A qua mi dice guarda che sei sul binario 1. Uh-huh. A Cedegolo ti dice guarda che Cedegolo c'è qualcosa attivo. Tu vai a vedere e vedi il transito sul binario 2. C'era l'altra volta questo. Sì, sì. Allora sono io che non ci ho fatto proprio. No, è perché se tu vai manualmente, guarda che ci metti più tempo, sì. Però alcune regoline ti spariscono e quindi magari non vedi bene cosa sta succedendo sull'impianto. Ma poi per fare quelle cose più si vuole per forza. Uno a uno lo fa, per forza. Uno a uno lo fa, tutto io lo fa. Sellero, chilometro 84 più 578. Capo di Ponte, chilometro 81 più 967 e una panoramica di parte del tracciato percorso. Breno, chilometro 72 più 047, capolinea di circa metà dei treni che risalgono la Val Camonica. Gran effetto le panoramiche anche parziali. Un richiamo queste trombe, ricordi che riaffiorano dal lontano 1990 e anni seguenti. In cabina anche della, eccola, V220-051, ex Deutsche Bahn, anno 1957, da Augusta, dipartimento di Norimberga, arrivata in Val Camonica. Due motori per 1620 kW. Le sono andato incontro in linea prima che arrivasse Breno. E dai, che la seguo ancora un po'. Yeah.
quindi siamo sempre dato comando esclusivamente e mi pare già più lento per costruire quella centralina lì che si interfaccia per questa centralina lì. Questi pianali adesso noi li elaboriamo e li rendiamo, li carichiamo con le billette come una volta arrivavano in Valle Camonica, e un progettino che stiamo studiando di modo che applichiamo i carri dell'epoca al nostro plastico, visto che li hanno prodotti finalmente a passo corto i carri con due reti, infatti ci stanno bene. In frontale la TR impegna i deviatoi di Pisogne e termina la corsa sul binario 2. Sento il suono di Iveco in arrivo. Dell'ultimo tratto con la stazioncina di Piancamuno che non appariva a quei transiti. Sorpresa, Toline! Sì, è stata ricavata proprio così per... Questa è stata una sorpresa, guarda. Sì. Ricavata? Ci serviva un po' più spazio per lavorare meglio sul lago e su Toline, ma lo spazio non ce l'avevamo. Allora abbiamo compresso parecchio la stazione nascondendo il cappio all'interno. E diciamo che è stata un po' una di necessità, si fa virtù. Da rielaborare, non lo rifaremo, studieremo nuove tecniche. La stazione di Pisogne abbiamo cercato appunto di rappresentarla per quello che era, anni 90, un po' un mix, diciamo. L'ultima volta che si è stato su è cambiato decisamente anche il nostro banco di esposizione. Qui vediamo due nuovi tachigrafi Asler che ci sono arrivati di recente, tachigrafo di una serie 8 serie 120 dell'SNFT e di una serie 130 dell'SNFT, 78 poli di una serie 8
varie targhe che hanno rappresentato la storia dell'SNFT, la targa della AN70 Farouk, targhetta del CNE519, la targa Braid del CNE515, la targa frontale del CNE515 e le varie targhette dei terrazzini dell'SNFT. Poi i vari segnalini del banco delle 668, voltmetro delle 668 e altri pezzi storici che con gli anni abbiamo recuperato. Questa è la targa del CNE515 Orione, targa del D343-1034, targa del CNE515, targa del CNE519 e della Farouk. Vetrinette con modelli. E da Pisogne riporto la videocamerina su Edolo. In quel tunnel la linea termina davvero, avrebbe potuto o dovuto proseguire per Tirano, ma, eccetera, eccetera. Al riguardo segnalo questo stra-esaustivo libro. I fermodellisti invece lavorano sodo e... Noi l'abbiamo realizzato totalmente. Così magari la politica smette di usarlo a sproposito. Da vecchio fermodellista, totale autocostruttore e discepolo di Italo Briano, sono anni luce dietro a Stefano. La tramogine che adesso vedremo partire da Edolo col COF sono state progettate in 3D e stampate da Stefano, sono magari poi le migliorerà pian piano, ma ha cominciato a lavorare con la stampa 3D e questi sono i lavori che fa. Nel giro di 3 giorni progettata, stampata, invecchiata e messa sui binari praticamente. E adesso le vedremo fare il giro di prova. Il controstampo, la colata, poi il luminiva, rifare lo stampo. Torniamo alle origini con un po' di 668, 343, di 68, livrea SNFT. Allora, adesso vediamo le B68, realizzate sempre dal nostro, io dico, artigiano maestro Stefano Salvetti. Da qualche mesetto si è dedicato alla stampa 3D e nel giro di poche settimane, dopo uno studio, una lavorazione 3D, le ha stampate, le ha ripitturate, le ha fatte anche in varie livree e epoche. Qui le vediamo col nostro 343. Là vediamo l'altra epoca, deve essere la prima livrea che hanno visto, aveva anche ancora le carene. E adesso le proviamo col 343, una delle composizioni che ai tempi si vedeva quotidianamente sulla linea. E l'audio dei televisori a parete e quella voce, boh, mi è familiare. Nel mentre la 1034 con le B68 ci fa apprezzare il treno nel paesaggio della Val Camonica, cito e praticamente le leggo tali e quali alcune note che Dario mi ha passato. Da quando visitai il plastico, era il 12 dicembre 2018, tanti lavori, principalmente per il rifacimento dei piani binari e rimediando a qualche mancanza del passato rispetto alla realtà, rifatti dunque paesaggi circostanti alle stazioni, ricreando la realtà nei punti fondamentali. Una strasintetica cronistoria dei lavori. Gennaio-giugno 2019, rifacimento della zona del plastico tra Piancamuno e Pisogne,
rifacimento totale della stazione di Pisogne con piano binari fedele alla realtà e aggiunta del nuovo modulo con la stazione di Toline, la corna a 30 passi e l'imbarcadero del lago. Settembre-dicembre 2019, rifacimento completo dei piani binari delle stazioni di Cividate e Breno, ricreando al vero tutto il possibile con qualche modifica al paesaggio circostante. Settembre 2020-giugno 2021, rifacimento totale del piano di binari di Cedegolo e Sellero, con ampliamento del piano del plastico di circa un metro, riuscendo a creare la tipica vallata con il fiume a Cedegolo. Nel frattempo lavori meno visibili, anche elettrici e al software. Installati nuovi passaggi a livello con segnalazioni luminose, nuovi segnali in varie stazioni, cambiati tutti i punti luminosi dell'illuminazione pubblica, passando dai vecchi lampioni ai moderni a LED. Nel software aggiornata tutta la postazione DCO, rifatto completamente il programma per la gestione del DCO. Cimeli nuovi si sono aggiunti alla collezione, targhe che hanno fatto la storia della SNFT e, importante, il banco della ALN 668-124. Ecco, questo è il riassunto di tanto lavoro e impegno, e non dimentichiamo infinita passione, gestire, ampliare e tenere operativo un plastico di oltre 50 metri quadrati. Beh, provateci! Intanto, arrivati a Edolo, le G68, una Ivrea originale, ora con una occhialuta G520 anni 60 ex ferrovie cecoslovacche, due G68 Livrea Ferrovie Nord Esercizio, partono per Pisogne. Attualmente sono in cantiere altri importanti lavori, iniziando dall'ampliamento del piano del plastico nei pressi di Malonno. I binari lì sono già stati rifatti e sono ok da 3 anni. Verrà infatti rifatto il paesaggio con la vallata e il fiume nella piana di Malonno. D141 sui binari della Val Camonica è una licenza, una tantum da fermodellisti rigorosi.
allora si può Edolo capolinea, direi che dulcis in fundo una trappolella ora me la gusto. La mia preferita poi la paperella LM66821 star in tanti miei videini. La 121 non ha decoder sonoro, un sottofondo musicale quindi a coprire i normali rumori ambientali. Nella realtà le ALN668 della serie 120, oggi tutte accantonate, sono state 6 unità, 2 ordinate dall'allora SNFT alla Omeka di Reggio Calabria anno 1979, simili alla serie 1000FS e entrate in esercizio nel 1980, la 121 e 122, e le altre 4 ordinate alla Fiat Ferroviaria Savigliano con cassa simile alla serie 3100FS e il resto uguale alla 121-122, entrate in servizio poi nel 1983. Uno spettacolo era, e lo è nel plastico, la trappulella lungo la linea della Val Camonica, irripetibile con i moderni autotreni. Un tuffo nel Medioevo col castello di Vareno, epoca del Barbarossa, poi roccaforte militare veneziana. In galleria il cambio di ritorno, passando per Tolini.
il finale in notturna con una doppia di diesel elettriche di 145, al vero anno 1994, costruzione Fiat Savigliano e Arizzi. Ventura con questo grande plastico, Antonio la iniziò nel 1998. Immaginatevi con quanti rilievi, foto, appunti su e giù per la Val Camonica di questa linea così ben inserita nel paesaggio, che da fermodellista apprezzo al massimo in un plastico. Appunto, il paesaggio reale ricreato. E i CNE, ma li troverò la prossima volta, stanno arrivando. Di tutto questo e del nostro mondo in scala, ora andiamo a dialogarne un po' a tavola. Momenti troppo spesso trascurati, il piacere della tavola e la soddisfazione del banchetto fra amici, che è sempre un po' come confidarsi. Ah, senza smartphone interposti. E se l'acqua dei fiumi e dei mari divide gli uomini, il vino li unisce. Massimo mi mostra la prima sede del plastico. Dove è nato il primo plastico, dall'Antonio, e poi purtroppo l'hanno tra virgolette sfrattato perché volevano venderlo come posto commerciale per un negozio, e quindi poi si è trasferito lassù
l'ha comprato di modo che da là non si può più muovere. La nostra trattoria, locale tipico e storico, aperta dal 1908, piatti della tradizione camuna, va da sé, buona parte di produzione anche propria, trippa in brodo e cuz, scontata la scelta della Aloysius. A voi scoprire cos'è il cuz. Sai come si diceva che il vino fa ruggine, l'acqua fa ruggine? Allora Luisio, cin cin a tutti. Come prima, se volete vi posso fare anche un tris con un po' di casoncelli, un po' di strozza prendi e un po' degli occhi di giro. Eccolo il piatto misterioso. Il cuz è piccolo. Cuz con polenta. Per digestivo in stazione. Il treno arrivò a Edolo con la SNFT nel 1909, con l'attivazione dell'ultimo tronco di una trentina di chilometri da Breno. 103 sono i chilometri totali della ferrovia da Brescia. Il primo tronco da Brescia a Iseo era stato aperto 24 anni prima, nel 1885, dalla Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, fondata a Torino nel 1862 da Pietro Bastoggi, politico, finanziere e industriale. Bastoggi fu anche ministro delle Finanze nel Regno d'Italia. E le finanze non permisero mai alla ferrovia di proseguire oltre quelle transenne. Cara vecchia Leopolder! Oggi niente trappulelle, nemmeno con la regionale 348 in arrivo con un ATR 125 Stadia. Che subito va a far gasolio. Bella sovrappasso pedonale in legno, buono il panorama. Questi 125 sulla Brescia Edolo, il 104-105, a 4 casse passeggeri più 2 cubotti, le casse con i motori, in totale sono 4 motori da 290 kW a ciascuno, sono del secondo gruppo di autotreni a 4 casse ordinati da Trenord nel 2012 e suddivisi fra Cremona e la ferrovia Brescia-Edolo, in servizio dal 2016. Grandi rimesse, vuote da anni, ora ospitano le 3 locomotive diesel elettriche D145 che erano ferme da anni ormai a Iseo e qui trasferite per mettere almeno al coperto, ma prima hanno avuto tutto il tempo all'aperto per essere vandalizzate.
una nuova visita al grande plastico sarà presto in programma. I ragazzi hanno in cantiere grandi cose.